Buoni e Savonarola, da dove escono? Mercaboni era un illustre statista, divenuto prima ambasciatore e poi capo della Repubblica Fiorentina. Perché Perché era? è morto. Durante una delle battaglie di indipendenza dei Pisani. Altro invece è un frate domenicano, molto rispettato. Però so che è ostile ai medici, molti lo vedono come un personaggio scomodo. Sì, ma questi due fecero fuori politicamente i medici. Già, proprio così. Ma il popolo fiorentino, come succede spesso in politica, si divise in fazioni, come quella dei bianchi repubblicani, i bigi a favore dei medici. E quelle dei frateschi che erano col Savonarola. Il Savonarola infatti infervorava la popolazione con i suoi discorsi contro il Papa Alessandro VI dal pulpito del Duomo di Firenze. Popolo di Firenze, ascoltami! Il flagello preannunciato sta per scatenarsi su di voi e vi trascinerà all'inferno insieme alle vostre anime dannate. Vi avevo preannunciato, verrà un nuovo diluvio a purgare le vostre anime. Vi dissi, io rovescerò le acque del diluvio sulla terra. Eppure dovete credere che è Firenze che Dio vuole manifestare la propria volontà divina. Ma solo se Firenze dimostrerà quella semplicità nei modi di vivere, indispensabile per applicare giustizia e carità, Dio l'avrà come guida e la tutelerà contro ogni forma di pericolo. Non Roma Dio ha indicato come sua sede, dove ora risiede un uomo che vive in maniera opposta a quella prescritta dal Vangelo. È il supremo pastore spirituale quello che offre esempi di moralità e calpesta quotidianamente la vita di nostro Signore. Non a lui, non ai medici, signori babbo e corrotti, dovete affidare la vostra vita e le vostre anime. La vostra salvezza sta nel prendere la retta via, un sistema di vita semplice e lontano dalle tentazioni. Questo è il patto, fiorentini, o sarete travolti da vostri stessi peccati. Pensa che a Firenze il Savonarola